Ho lavorato 3 anni in una multinazionale tedesca che è qua in zona industriale e qui a Bolzano anche mia zia che è qui e oggi è venuta a trovarmi e le mie cugine anche. Ci dicono sempre che l'Europa è lontana, ce lo fanno credere. Non c'è mai stata una vera campagna elettorale per l'Europa, perché si vuole tenere l'Europa distante. Ma in realtà l'Europa incide profondamente sulla nostra vita. Ci sono regolamenti comunitari e direttive self-executive che entrano direttamente nel nostro panorama normativo e può essere un bene. Ad esempio, tutti sapete magari che la tutela dei consumatori con la garanzia biennale è merito dell'Europa, che ce l'abbiamo in Italia, e anche gli appalti pubblici per le aziende partecipate sono regolamentati da una direttiva comunitaria. Ecco, senza questo, ad esempio, i nostri governanti con i giochetti delle partecipate avrebbero dilapidato ancora più i nostri soldi, e se pensiamo che con i vitalizi si spudoratamente si sono intascati milioni, figuriamoci poi con i giochetti delle assunzioni delle partecipate e dei servizi dati all'esterno agli amici degli amici, sarebbero ancora depredati ancora di più. Ecco, questo può essere un bene, abbiamo detto, anche l'Europa, però non tutti sanno, forse nessuno di voi sa, che ad esempio in periodo di crisi 3-4 anni fa, per aumentare la produttività aziendale, c'è stata una proposta della Commissione che è arrivata al Parlamento di aumentare da 40 a 60 ore lavorative dei dipendenti in azienda. Ecco, questo è una cosa che nessuno sa. Però mi chiedo, dove erano i nostri parlamentari, europarlamentari? Cioè, dove era ad esempio Dorfman? Dorfman doveva essere il mio europarlamentare di riferimento, ma vi giuro che fino a 2 mesi fa non sapevo neanche della sua esistenza. Non so, voi magari qui lo sentivate un po' di più, ma in Trentino o in tutta la circoscrizione nostra, che è Trentino, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, non si conosce e nessuno sa cosa. Eppure è un europarlamentare di tutta la circoscrizione. L'europarlamentare dovrebbe essere sul territorio sempre. I nostri parlamentari lavorano dal lunedì al venerdì e sabato e la domenica prendono, vanno sul territorio, vanno a parlare con i cittadini e cercano di portare le istanze dei cittadini. Ecco, diciamo che la prima cosa che noi dobbiamo fare in Europa, che è un'istituzione che non conosciamo, è quella di entrare come cittadini e cercare di capire come funziona e farvi capire voi come funziona. Alla televisione, ad esempio, o sui giornali, non si parla mai di Europa. Chi è che sa come funziona l'Europa?